buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Con i giocatori di The Division 2 che continuano a immergersi nella sua ampia gamma di contenuti, Massive sta ancora lavorando su modi per migliorare il gioco, sia che si tratti di grandi pacchetti DLC o di aggiornamenti destinati a risolvere problemi fastidiosi. Con il recente lancio dell'aggiornamento Invasion, che includeva il mondo 5, il team di sviluppo ha iniziato a fare alcune correzioni per il futuro. Infatti, Massive, riconoscendo i problemi esistenti che i giocatori devono ancora affrontare in The Division 2, ha fornito ai giocatori una panoramica generale dei problemi che sta esaminando. L'elenco completo ve lo lascio in descrizione qua nel video, ma per riassumere il tutto, dovrebbero modificare una buona parte del meta attuale in gioco, risolvendo non solo bug dei vari gear e abilità, ma modificando proprio il bilanciamento per rendere soprattutto il PvP più bilanciato. Inoltre dovrebbero migliorare sia le performance su PC, sia cambiare l'intelligenza artificiale dei mob, che vi ricordo è uno dei problemi principali di questo capitolo. Altre modifiche sono state discusse nell'aggiornamento della community per quanto riguarda la varietà di crafting in The Division, per quanto riguarda le schiaccianti build che richiedono un grande investimento di skill power. Massive afferma che forniranno più opzioni per le build con un minore investimento di skill power e sperano di migliorare l'efficacia delle abilità tramite l'aggiunta di mod potenziati e le capacità di creare mod blu. Quindi, arrivando a una conclusione, come si può vedere, Massive ha in programma alcuni piani ambiziosi. Dopo il controverso rilascio del primo episodio, è bello vedere che stanno prestando molta attenzione alle reazioni della community e all'esperienza dei giocatori nel gioco, ma soprattutto prendono ciò che non andava in The Division 1 e lo stanno finalmente mettendo in pratica in The Division 2, modificando e migliorando ciò che già avevano nei 4 anni precedenti. La trasparenza degli sviluppatori inoltre è molto importante quando si tratta di questo tipo di giochi, quindi la devozione di Massive contribuirà a mantenere i giochi all'interno del loro titolo, ne sono assolutamente sicuro. Bene, con questo è tutto, ci vediamo in game, GG a tutti quanti!